Ormai ci conosciamo da un po' e sai che io fermo non riesco a stare. Oh, se questo è il primo video che guardi nel mio canale, insomma, fatti una panoramica di tutti gli altri video che ho fatto, così mi conosci un po' meglio. Proprio fermo non riesco a stare. Devo fare cose che mi stimolano, devo fare cose che mi permettono di migliorare, di imparare. E quindi che cosa ho fatto? Su questo canale, dove ho sempre parlato di podcast audio e anche un po' video, perché comunque è una tendenza molto forte che non posso ignorare, e avendone le competenze posso farlo tranquillamente, ho cercato nel tempo di allargare un po', perché ho visto che era una nicchia di pubblico molto stretta. Siccome quando faccio qualcosa la faccio perché voglio raggiungere un obiettivo, non tanto per perdere tempo. Sicuramente questo canale, da un punto di vista terapeutico, mi fa star benissimo, no? Lo vedo proprio come un momento per star bene con me stesso, quindi già solo per questo sono strafelice. Però ti raccontavo che in questo canale nel tempo, se mi segui lo sai, se non mi segui avrai modo di vederlo sfogliando tra i vari video, ho cercato anche un po' di allargare, perché ho detto ok, chi fa podcast, che sia audio o video, ha bisogno sicuramente, e questo l'ho capito dalle varie domande che mi vengono fatte, dalle chiacchierate fatte con alcune persone, eccetera, eccetera, dicevo, ha bisogno anche di consigli sulla produttività, sulla gestione del tempo, su tutta una serie di aspetti che non sono strettamente legati al microfono, alla scheda audio, alla fotocamera, alla luce o a quello che sia, ma sono indispensabili per chi fa podcast, audio o video che sia. E quindi nel tempo ho iniziato a introdurre anche questo tipo di video. Poi, siccome io non riesco a star fermo e mi sento ingabbiato quando non posso esprimermi al 100%, sono una personalità difficile da gestire. Dicevo, essendo multipotenziale, è così, nel bene ma anche nel male, ovviamente, perché non è solo positivo. Ho inserito anche poi elementi relativi a me, ti ho raccontato un po' di cose, video anche molto personali che trovi su questo canale, ti ho raccontato non solo di quando mi si è allagato lo studio, ma anche di un po' di cose della mia vita privata che ho condiviso con te perché fanno parte di me, perché non c'è nessuna vergogna o non c'è nessun timore nel raccontare, nel mettersi a nudo, no? Nel raccontarsi. Però c'era ancora un argomento che io tenevo dentro e non riuscivo a pubblicare su questo canale. Non per nessuna problematica, ci mancherebbe, perché lo vedevo proprio scollegato, ed è l'argomento del minimalismo. Però che cosa è successo? Ho provato comunque a pubblicare, nel momento in cui ti faccio questo video, due video, se non ricordo male, o tre al momento, che hanno funzionato tantissimo, soprattutto l'ultimo, che si chiama 14 abitudini che ho eliminato e che mi hanno fatto star meglio, una cosa del genere, me lo trovi qui sul canale. Quel video ha avuto un'esplosione pazzesca, in termini di visualizzazioni, in termini di interazioni, e questo mi ha portato a riflettere. E la riflessione è stata, ok, il minimalismo fa parte di me, questo canale si chiama Alessandro Mazzù, non si chiama Podcaster Fighissimi Italiani. Ok, quindi è giusto che io racconti me stesso a 360 gradi. L'argomento minimalismo però, secondo me, non è proprio collegato al mondo del podcast, audio, video che siano. Sai perché? Perché spesso in questo mondo si tende a acquistare sempre nuovi microfoni pensando che il nuovo microfono ti faccia in automatico diventare un professionista, e ovviamente non è così, trovi diversi video dove te lo spiego ovviamente. Quindi si tende ad accumulare roba, e quindi secondo me le persone che seguono i miei video da un punto di vista podcast, nonostante io non inciti nessuno, oh, comprati questo per forza eccetera eccetera, no, però comunque tendono ad accumulare. A me dispiace se sono responsabile in parte di questo, però io ti faccio delle recensioni dove ti parlo pro e contro di certe cose, ma ovviamente spesso cerco di dire non ti serve, no? Ok. E quindi pensavo che l'argomento minimalismo, pur essendo un mio argomento, perché è una mia filosofia di vita, è il modo in cui io vivo, quindi è parte integrante di me, ancora prima dei microfoni, schede audio, tecniche di registrazione o altro. Però l'ultimo video che ho pubblicato, che ha avuto una bella esplosione enorme, enorme rispetto agli altri video sui microfoni, eccetera, eccetera, mi ha fatto riflettere. E quindi che cosa ho fatto? Siccome io non riesco a star fermo, come ti dicevo all'inizio di questo video, ho aperto un nuovo canale. Un nuovo canale interamente dedicato al minimalismo.
Ti lascio il link in descrizione. Se l'argomento ti interessa, iscriviti a quel canale, perché non pubblicherò più su questo canale video sul minimalismo. Perché secondo me è un argomento troppo ampio e soprattutto che non è proprio, non si sposa proprio benissimo col mondo del podcast audio video. È come se, pur essendo su di me, perché ripeto, il canale si chiama Alessandro Mazzù, non si chiama podcast. Ok, quindi ci sta che io tratti solo gli argomenti miei, però secondo me il minimalismo meritava, essendo un argomento di tutto rispetto, meritava un canale a parte. Quindi solo ed esclusivamente se sei interessato al minimalismo, se non sai di cosa sto parlando, per favore ci sono un paio di video sul mio canale dove ti spiego, su questo canale dove ti spiego che cos'è il minimalismo. Quindi se ti interessa, e ripeto solo se ti interessa, iscriviti, ti lascio il link in descrizione, iscriviti a quel canale. Se invece l'argomento minimalismo non te ne frega niente perché tu sei un consumista, vuoi comprare di tutto, collezioni strumenti, collezioni app sul telefono, non hai bisogno, stai benissimo con una casa piena zeppa di oggetti e questo ti fa star bene, buon per te, io ne sono veramente felice, ma quel canale non ti serve a niente, perché dirò cose che vanno esattamente nell'opposto rispetto a come sei tu e al tuo modo di vedere e di pensare, quindi lascialo stare. Quindi prendo questa cosa come un esercizio nuovo, perché ormai su questo canale, nel momento in cui sto facendo questo video, abbiamo superato la soglia degli 8.000. Io sono super mega strafelice e ringrazio chiunque sia iscritto al mio canale. Se non sei ancora iscritto a questo canale e non l'hai fatto finora, probabilmente non lo vuoi fare, quindi pazienza, non posso certo obbligarti. Se però magari dici, ah caspita, ho guardato un sacco di video di Ale ma non mi sono mai registrato, iscritto, iscriviti, tanto è gratis, non devi far niente. Quindi ringrazio anche e soprattutto gli abbonati, perché grazie agli abbonati che il canale va avanti, soprattutto grazie a loro. Quindi la programmazione di questo canale resta assolutamente intatta. Quindi continueremo a parlare di podcast, continueremo a parlare di podcast audio e video, tecniche di produttività, registrazione, ma non pubblicherò più video sul minimalismo, perché sto indirizzando tutto su un altro canale, ok? Ultima cosa, poi chiudo. Se ti fa piacere supportarmi su quell'altro canale perché ti interessa l'argomento, trovi il link in descrizione. Se l'argomento non ti interessa, continua a restare qui su questo canale, perché ogni settimana ci saranno almeno due video nei quali parleremo di tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Volevo condividere con te questa cosa perché, uno, per presentarti il nuovo canale, ma anche per raccontarti questa nuova sfida, perché aprire un nuovo canale e guardare è stato strano, no? Perché l'ho aperto ieri, rispetto a quando sto facendo questo video, e vedere un iscritto, 5 iscritti, 10 iscritti, adesso sono arrivato a 60 mi pare, è strano perché su questo canale c'ero 8.000, un po' più di 8.000, lì 60, oh mio Dio, è dura, molto dura, ma è una sfida, e io senza sfide non mi annoio dopo un po', quindi non che questo canale sia arrivato a 800.000, cioè 8.000, non sono niente, no, rispetto a altri canali, però comunque sono strafelice, quindi proprio perché amo le sfide, perché non riesco a star fermo, ho lanciato questo nuovo canale, che è un salto nel vuoto, no? Perché vuol dire altro tempo, vuol dire altro impegno, ma questo non mi spaventa. Non mi spaventa affatto. Già ci sono tutta una serie di video programmati lì, ho fatto le nottate, mi sveglio la mattina prestissimo per far tutto questo, quindi, le sfide non mi spaventano, anzi, io mi nutro di sfide, ok? Quindi basta, vado corto, grazie mille, sempre e comunque, chiunque tu sia, grazie sempre di tutto.